Via. Bene, continuiamo il ripasso. Volta scorsa abbiamo completato con la scuola cinematica, cioè i tipi di moti, le leggi orarie dei moti rettilineo, circolare e armonico. Poi abbiamo visto i principi della dinamica e le leggi di conservazione associate, in particolare la legge di conservazione della quantità di moto. Okay? Un'altra grandezza utile associata ai principi, agli ambiti dei principi, è l'energia cinetica. Il concetto di energia. Abbiamo visto che se ho un oggetto di massa m che fa un spostamento delta x soggetto a una forza F, con alfa angolo tra delta x e f, possiamo dire che la forza F svolge sul carrello, sul corpo di massa m, un lavoro pari al prodotto scalare tra la forza e lo spostamento, cioè numericamente uguale a intensità della forza per lunghezza dello spostamento per il coseno dell'angolo tra i due vettori. Questo è uno scalare, un modo di moltiplicare i due vettori ottenendo un qualcosa che è un numero, che perde la caratteristica di essere un vettore. Abbiamo anche visto che questa relazione è corretta a patto che la forza sia in realtà costante, perché se non lo è questa definizione va modificata. Vedremo tra non moltissimo come assume una forma differenziata. E per come è fatto il lavoro può assumere qualsiasi segno, positivo o negativo, perché se due grandezze sono positive in quanto lunghezza di vettori, ma il coseno dell'angolo può essere positivo, negativo o nullo. È positivo se alfa è tra 0 e 90 gradi, è negativo se è tra 90 e 180, ed è nullo se l'angolo è 90. Quindi se la forza è perpendicolare allo spostamento, la forza fa un lavoro che è 0. Ok? Perché è importante questa grandezza? Perché è collegata alla forma più semplice di energia, l'energia cinetica, legata al movimento. Si intende per l'energia cinetica la grandezza, un mezzo della massa per la velocità al quadrato di quello. Un corpo di massa m che si è in moto possiede un'energia cinetica per il solo fatto che si muove, oltre ad avere massa. E di fatto il lavoro svolto da una forza vale la variazione di energia cinetica, cioè energia cinetica finale meno energia cinetica iniziale, dove finale e iniziale si intendono quando inizia e quando finisce di agire la forza. Se ci interessa un certo intervallo all'interno del quale la forza agisce, per l'energia cinetica finale si intende la fine di quell'intervallo, quello iniziale è quello dell'inizio dell'intervallo. Okay. Se l'energia cinetica cambia, detto al contrario, se l'energia cinetica cambia significa che è stato svolto il lavoro, se non cambia significa che il lavoro è non è stato svolto o è stato svolto il lavoro nullo, come volete. Un esempio di questo, abbiamo visto a suo tempo, è il caso della forza centripeta. Moto circolare uniforme, velocità in modulo costante, a maggior ragione costante il quadrato, quindi l'energia cinetica è costante, quindi il lavoro è 0, perché è 0 delta E. Infatti
lo spostamento e la velocità punto per punto sono perpendicolari, che la forza è lungo il raggio, la velocità è sempre tangente alla circonferenza, la forza per lo spostamento è sempre 0, quanto F è perpendicolare allo spostamento in ogni istante. Non sono nulli né la forza né lo spostamento, ma il nulla e il lavoro. Quindi la forza è di tipo centripeto, non alterano l'energia cinetica degli oggetti sui quali agiscono. Un caso molto interessante di questo, ma che non avevo modo di vedere di me, è il caso delle forze magnetiche. Prego. Tutto chiaro? Vado veloce, se a meno che non mi fermiate, perché sono cose che abbiamo già visto. Mentre l'energia cinetica, la riscrivo, è qualcosa che è legato al movimento, quindi alla velocità, e quindi è calcolabile, quindi indipendentemente sul fatto che sul corpo agisca o non agisca una forza, per il solo fatto che si muove anche l'energia cinetica. Quando c'è una presenza di forze, un'altra forma di energia, legata sempre al lavoro della forza, è l'energia legata alla posizione dell'oggetto. E può essere il caso che il lavoro svolto dalla forza per andare da un punto A a un punto B non dipenda da quasi nient'altro che non dalle due posizioni A e B, come abbiamo visto nel caso della forza peso. Dipende solo dalla quota di partenza e dalla quota di arrivo, oltre che dalla massa dell'oggetto e della accelerazione di gravità. In questo caso, se posso scrivere il lavoro come la differenza tra una funzione, una quantità calcolata in A e in una calcolata in B, per definizione si prende quella di A meno quella di B, allora questa grandezza, che quindi è con la lettera U, prende il nome di energia potenziale. Vi ripeto, qui dentro in L c'è la forza, lavoro forza per spostamento. A seconda del tipo di forza, non per tutte le forze questo è valido, è vero, può essere che si può esprimere il lavoro come una differenza tra il valore che assume in un punto A e il valore che assume nel punto B, inizio e fine del percorso, di una funzione che dipende solo dalla posizione, non da come si va da A a B. Se io l'ho già visto a suo tempo, questo è il suolo, qui ho un sasso, se questo è il punto A e questo è il punto B, mentre cade, il lavoro svolto dalla forza peso è lo stesso sia che vada lungo la verticale sia che vada lungo un percorso strano qualsiasi. Il lavoro è lo stesso, di fatto è lo stesso. Se questo succede, cioè se per quella forza come la forza peso vale questo, allora è definibile questa grandezza U che si chiama energia potenziale. Potenziale ricorda il termine aristotelico, energia in potenza, cioè puoi sfruttarla quando ti serve, legata alla posizione. Ok? Per le forze per le quali questo è vero, cioè posso definire energia potenziale, le forze prendono il nome di forze conservative. Perché? Beh, posso cambiare pagina? Perché se il lavoro è uguale a energia potenziale finale meno iniziale, significa diminuzione dell'energia potenziale.
meno delta 1, perché A iniziale, B finale, ma il lavoro è anche uguale alla variazione dell'energia cinetica, all'aumento dell'energia cinetica. Quindi, mettendo insieme le due, ottengo che l'aumento dell'energia cinetica è uguale alla diminuzione dell'energia potenziale, cioè di tanto aumenta l'energia potenziale, di tanto diminuisce l'energia cinetica e viceversa. E quindi la variazione o aumento o diminuzione del totale è zero, cioè l'energia totale meccanica potenziale più cinetica è costante. Per questa classe di forze, cioè le forze che ammettono l'energia potenziale, vale questo principio di conservazione. La somma dell'energia cinetica più delta, che potrebbe essere più di una, forma di energia potenziale, è un valore che non cambia nel tempo. O meglio, cambia solo se ci sono forze non conservative. Tipicamente l'attrito, quindi la forza non conservativa è l'attrito radente o anche quello che studia. Ma fin tanto che agiscono forze conservative, o meglio che il lavoro delle forze non conservative è nullo, l'energia meccanica totale rimane costante. In realtà, proprio più tra non moltissimo, vediamo che questo principio in realtà si estende a tutte le forme di energia, perché se agisce la forza di attrito, non è che l'energia sparisce, ma non è più di tipo meccanico, diventa di un'altra forma, diventa termica, ma sempre l'energia rimane. Non è più né potenziale né cinetica, diventa energia legata alla temperatura. Questo, il principio di conservazione dell'energia, è uno, assieme a quello della quantità di moto, dei più profondi di tutta la fisica. L'energia sa conservare, cambia di forma, sa conservare. Si dice che questo sistema viene applicato, se parlo di energia meccanica, a sistemi nei quali agiscono forze conservative. Se voglio considerare tutte le forme di energia, quelle meccaniche e quelle non meccaniche, allora applico questo principio a sistemi cosiddetti chiusi, cioè sistemi che non scambiano energia o materia con l'esterno. Attenzione alla differenza tra sistema chiuso e sistema isolato. Il sistema si chiama isolato se l'aggiuntata delle forze esterne che sono applicate è zero. E abbiamo visto in particolare il caso della forza peso. Se la forza è uguale a mg, allora l'energia ad essa associata è mg, l'energia potenziale, mg per la quota rispetto a una quota di riferimento che tipicamente è il suolo. Se la forza è quella elastica, allora l'energia potenziale è un mezzo k y alla seconda, dove x è la deformazione della molla. E poi non so se non si può cos'altro, infatti no, sottolineo il fatto che mentre l'energia cinetica ha sempre la stessa forma, mezzo mv alla seconda, l'energia potenziale può assumere forme diverse a seconda del tipo di forza coinvolta. Tuttavia, in ogni caso, queste discendono entrambe da questa che è la definizione di energia potenziale. La forma funzionale dell'energia potenziale si deriva dal fatto che il lavoro è uguale alla diminuzione dell'energia potenziale. Da lì ottengo come fantasma.
Perché? Perché è uguale a meno? Io non metto la diminuzione, perché se mettessi più, se qui ci fosse più, allora sarebbe costante non la somma delle energie ma la loro differenza. E questo sembrerebbe strano, no? Che sia costante la differenza. Uno preferisce avere come costante il totale, la somma delle varie quantità di energie. Poi abbiamo visto, mi sembra, la forza di attrito radente, che è uguale al coefficiente per la reazione vincolare, perpendicolare alla superficie. E fin qui niente di strano. La cosa strana, particolare della forza d'attrito è che si oppone sempre al moto. Quindi ha quella data intensità, ma il verso dipende da come uno si sposta. Se io spingo l'armadio verso la finestra, la forza d'attrito va verso la porta. Se spingo l'armadio verso la porta, la forza d'attrito va verso la finestra. Quindi dipende da come l'oggetto si muove. Quando una forza dipende da come mi muovo, è molto improbabile, è difficile che questa sia una forza conservativa. Il lavoro in quel caso dipende anche dal percorso. Se voglio spostare l'armadio verso il fine della stanza, vado in linea retta perché spendo meno energia possibile. Invece se faccio un percorso più lungo faccio molta più fatica, spendo molto più lavoro. Okay? Quindi lì il lavoro dipende dal percorso. La forza non è più conservativa. Tutto chiaro? Prima facciamo questo punto un'altra volta. Abbiamo visto anche i principi della dinamica applicati, cioè adesso abbiamo parlato di corpi puntiformi, di corpi che la cui struttura, la cui estensione è rilevante, poco importante. Molto utile è anche applicare il principio della dinamica a oggetti estesi, a corpi rigidi, a oggetti che hanno una determinata forma. In particolare abbiamo visto che oggetto di forma qualsiasi, la stessa forza applicata in un punto o in un altro ha effetti diversi. Perché? Che cosa succede di diverso? Qui. Non posso assumere che la forza sia applicata a tutto l'oggetto. Se il corpo è uniforme e io applico una forza, posso considerare che la forza di tutto l'oggetto. Ma sì, in parte sì, ma in parte no. Tu l'applichi in un punto e puoi immaginare che sia applicata all'intera struttura, però coinvolge tutta la struttura. In che modo? Cioè, la cosa più semplice che vedo, che cos'è? Sì, questa è, che ne so, una pietra appoggiata per terra, io la spingo in questo modo, la spingo in questo modo, cosa fa la pietra? Fa sempre la stessa cosa? Ruota in modo diverso. Se io la tiro di qua, ruota, si sposta, ma ruota anche in questo senso. Se io la tiro di qua, ruota in quest'altro senso. C'è uno spostamento ma anche una rotazione. Forse è meglio ancora vederlo con una leva. Un'altalena. L'altalena si comporta in modo diverso se io salgo su questo estremo o salgo su questo. Il mio peso è lo stesso, ma l'effetto è diverso. Se salgo a sinistra ruota in senso antiorario, se salgo a destra ruota in senso orario. Ok?
di questo concetto, cioè per tener conto non solo della forza applicata ma anche di dove viene applicata, si introduce una grandezza che si chiama momento della forza, che vale R, che è il vettore posizione del punto di applicazione, moltiplicato vettorialmente per l'intensità della forza. M è un vettore la cui intensità vale lunghezza del vettore R, lunghezza del vettore F, per il seno dell'angolo tra i due. Supponete per esempio che questa sia la forza F, R va da O ad A, questo è l'angolo alfa. Immaginate di applicare, di prendere i due vettori e disegnarli applicati nello stesso punto, il vettore che va dal primo vettore al secondo è quello che serve nel segno. Parte anche sul supplementare dallo stesso valore, perché se non come noi facciamo il segno. Oltre che avere un'intensità, il momento ha una direzione inversa. La direzione è quella definita dalla retta perpendicolare ai piani definiti da R e da F. Due vettori definiscono un piano e qualunque retta perpendicolare a quel piano dà la direzione del momento. E il verso è fissato alla regola della mano destra. Se metto le dita nel senso del primo vettore e ruoto verso il secondo, il pollice mi dà il verso. Per questa ragione R vettore F è opposto a F vettore R. Se cambio l'ordinamento, il prodotto vettoriale non è commutativo. Ok? Dimmi. Il momento si misura in termini di misura di metri per Newton, e a parità di R, a parità di F, è massimo quando l'angolo è di 90 gradi, nel caso alfa è 1. Se io devo pensate che ci sia il muro, qui c'è la porta, se applico una porta per aprire la porta, la applico perpendicolarmente alla struttura della porta, piano della porta, perché in questo caso l'angolo mi dà il momento massimo, perché è il momento che fa ruotare la porta, e la applico a distanza massima, perché se applico la stessa porta qui, R è più piccolo e quindi produce una rotazione più piccola. Ok? Quindi l'effetto di applicare una forza a un corpo esteso viene misurato in modo più completo dal momento della forza. E abbiamo visto che questo conduce alle rotazioni. Applicare un momento a un oggetto significa farlo ruotare. Torniamo per esempio al caso dell'altalena. A, B, O. Se due persone salgono su A e B, applicano due forze, l'altalena è in equilibrio se i momenti delle due forze sono in equilibrio, perché questa forza potrebbe ruotare l'altalena in questo senso, la forza in A nel senso opposto, se il momento applicato in A più il momento applicato in B danno zero, allora l'altalena in equilibrio, altrimenti no. L'altalena o anche la bilancia a due piatti, tipo lo stesso.
come abbiamo visto nella dinamica del punto materiale, associata alla forza e associata al secondo principio della dinamica c'è una legge di conservazione, quantità di moto e conservazione della quantità di moto totale. Nello stesso modo esiste una grandezza legata al momento della forza, che è il momento della quantità di moto. Se ho punto di massa m sulla sua velocità di posizione r rispetto a o, il vettore l, qualcuno usa j, prende il nome di momento della quantità di moto, il prodotto r vettore v, dove v è m per v. Se moltiplico la massa per la velocità o la quantità di moto, se faccio il prodotto vettoriale r per v, ho il momento della quantità di moto. Ok? Questo è particolarmente utile, per esempio, per i corpi rigidi, perché se un corpo rigido sta ruotando, allora tutti i punti ruotano con la stessa velocità angolare. Per esempio, se ho un disco che ruota, un disco pieno, oppure un disco ruota una bicicletta, quello che preferite, ogni punto ruota con la stessa omega, indipendentemente da dove sia, cioè omega è la stessa per tutti, ma R cambia e V cambia. Si può dimostrare che il momento della quantità di moto o momento angolare dell'oggetto vale una certa grandezza che si chiama un momento di inerzia, che dipende dalla massa e da come è distribuita, per la velocità angolare. Qui dentro, in I, c'entrano la massa e la forma dell'oggetto. Ok? E se torniamo, quindi prendiamo questo, ricordate, L è R vettore P. Quindi L ha una direzione perpendicolare sia a R che a P. In questo caso qual è la direzione di L? È perpendicolare al piano del cerchio. Quindi se L è un vettore di queste due, l'unico che è un vettore è omega. Quindi possiamo pensare alla velocità angolare a un vettore perpendicolare al piano di rotazione, il cui verso è definito coerentemente con quello della mano. Ultima cosa, vale analogamente a F il secondo principio della dinamica, la forza è la variazione della quantità di moto nell'intervallo di tempo, un'analoga legge vale per il momento della forza e il momento della quantità di moto. Il momento della forza è uguale alla rapidità con cui cambia il momento angolare. Non so se avevamo visto l'anno scorso la trottola precede proprio per di conseguenza di questo effetto. La sensazione di che questa ci sarà utile tra a brevissimo. Perché se il momento è R vettore F, che succede se ho una forza parallela al vettore posizione? Ho un oggetto
sia l'origine del mio sistema, ho una massa qui, questo è il vettore posizione, e la forza è parallela a R, la forza che agisce su M è parallela a R. Quanto vale M? M vale 0. Perché? Perché se i due vettori sono paralleli, il loro angolo o è 0 o è 180 gradi, in ogni caso il seno è nullo. Ma se M è 0, il momento angolare è costante. Sistemi che hanno un momento delle forze applicate nullo sono sistemi nei quali si conserva il momento angolare totale. Potrebbe il caso della cosa patinatrice, che avvicinando le braccia ruota di meno, se diminuisce I aumenta omega. Io ho fatto un po' di digestione, non è che... Ci fermiamo qua, non voglio traumatizzarvi troppo.